si corre sempre il rischio di sconfinare nella retorica e nel risaputo durante le celebrazioni, ma onestamente anche un vocabolario ricco come quello della lingua italiana non contiene termini diversi per rappresentare lo stupore, il dolore, la rabbia che questi ragazzi morendo hanno suscitato in noi. Passano gli anni ma non si cancella il dolore. Vi porto anche il saluto affettuoso del sindaco dell'Aquila, che come capite bene è impegnato in analoghe celebrazioni. Forse verrà in tempi diversi, ma oggi è impegnato nelle celebrazioni che hanno riguardato la morte di decine e decine di persone. Non possiamo, ripeto, trovare parole diverse da quelle del dolore che ha sconvolto una città, e ricordo la coralità della presenza in quei funerali, e che anche oggi, evocato l'episodio, ci assale, sia pure temperato dal passaggio del tempo. È inspiegabile, è inaccettabile, ma è la natura che spesso ribelle rispetto all'opera dell'uomo, o talora semplicemente raccogliendo le sue forze, distrugge, devasta e macina gli uomini come se fossero elementi distruttibili con facilità. Noi oggi vogliamo ricordare questi nostri fratelli, questi nostri figli, figli della nostra città, che si preparavano ad una vita brillante, carica di speranze, per la quale stavano svolgendo i loro sacrifici che li avrebbero portati a conquistare mete professionali. Questo percorso è stato interrotto bruscamente, dolorosamente. Dobbiamo prenderne atto perché altra via non c'è, ma rimane il ricordo che mano a mano si trasforma in dolcezza al cospetto di queste immagini e in queste occasioni. Non c'è altro da dire, amici miei, se non raccogliersi in un minuto di raccoglimento per ripensare, rivalutare, ricordare tutto quello che si è vissuto insieme, tutto quello che questi ragazzi hanno dato e ciò a cui si stavano preparando. È la vita bruciata, stoppata di questi tre ragazzi che deve rimanerci indelebilmente in mente e deve ricordarci quanto il sacrificio dei giovani possa rappresentare per la storia di una città. Vi invito a un minuto di raccoglimento.